Siamo con il nuovo sindaco di Solbiatolona, Lucio Ghioldi, sindaco da una decina di giorni. Benvenuto Ghioldi negli studi di Malpensa 24 TV per questa puntata di approfondimento, e con lui cerchiamo di capire come sta impostando questo suo primo mandato. Lui era già in amministrazione la precedente con Roberto Saporiti, che ha fatto solo 5 anni, decidendo poi di affiancare la candidatura di Ghioldi, una specie di passaggio del testimone Ghioldi, no? Perché Saporiti è rimasto in giunta. Ecco, qua di Solbiate, partiamo un po' da una domanda politica, perché tra tutte le amministrazioni civiche, perlomeno della Valle Olona, è forse quella più plastica della politica di oggi, cioè espressione sicuramente del civismo, ma anche un trade union di partiti, di tutti i partiti, al di là delle differenze dei blocchi di centrodestra e centrosinistra. Ha funzionato per 5 anni, funzionerà ancora Ghioldi? Sicuramente, anche perché è proprio una lista civica, nel senso che è basata sul programma. Un gruppo di persone aveva scritto un programma 6 anni fa, l'ha riscritto per questo nuovo mandato, è stato presentato a varie persone che l'hanno valutato molto positivamente, e in più c'erano anche tutte le cose che avevamo promesso 5 anni fa che sono state realizzate. Ecco, vediamo appunto tra quello che è stato realizzato, chiaramente gli amministratori uscenti dicono abbiamo fatto tutto il programma, noi facciamo una domanda, diciamo così, un pochino più provocatoria: cosa manca ancora da finire di quei 5 anni? Perché la vostra, a questo punto possiamo dirlo, è un'amministrazione in continuità, no? Quindi cosa manca ancora di quei 5 anni? Beh, c'è il completamento di un parco che è quello degli orti urbani, che in realtà metà è per gli orti e metà è un vero e proprio parco urbano. E diciamo che più che altro sono stati questi, c'è stato qualche motivo tecnico, ma la maggior parte per il maltempo che c'è stato. Questa sarà una delle prime cose che ultimeremo. Ecco, invece, nel nuovo programma, quali sono gli obiettivi che vi siete fissati e quali le opere che potrebbero andare a modificare Solbiate, che comunque è una delle realtà più piccole della Valle Olona, ma comunque in crescita a livello di cittadini? Nel precedente mandato avevamo preso un bando della Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana. Non abbiamo completato, nel senso che, visto l'aumento dei costi che c'era stato per le guerre e la pandemia, il centro socioculturale c'è già il progetto pronto, vorremmo ristrutturare tutta l'area facendo un parco, anche lì una zona tutta aperta al pubblico, nel senso che ritorni a essere una zona viva, e in più ristrutturare proprio tutto l'edificio, che diventa più sfruttabile sia per i giovani che per tutte le associazioni. Ecco Ghioldi, durante i mandati da sindaco di Antonello Colombo prima e Peppino Bianchi poi, Solbiate, tra, chiamiamole, le 7 sorelle della Valle Olona, era un po' considerato, tra virgolette, il parco divertimenti, nel senso che era davvero un comune che aveva una società, una vita associazionistica vivacissima, con un'area feste iperattiva, tanto che venivano da tutta la valle alle varie iniziative delle varie associazioni sportive, piuttosto che della Proloco, che è un'altra iniziativa che tanto ha dato l'amministrazione, insomma, no? Di Solbiate. Ecco, si è un po' persa questa, come dire, questa peculiarità. È stata solo colpa del Covid, del cambio generazionale, oppure c'è qualche altro motivo, perché se magari si è un po' svuotato? Diciamo che è una cosa che era successa anche, cioè, prima della nostra amministrazione. Nel senso, durante l'amministrazione si è cercato di recuperare tutta questa situazione. Infatti sia le associazioni così hanno ripreso a sfruttare molto di più l'area festa, ci sono nuove iniziative, e soprattutto anche il centro anziani, che era un po' a sé stante, è stato ripristinato il campo bocce ed è diventato un grande centro di incontro fra le persone, sia di giorno che di notte nei mesi estivi, naturalmente, e il paese sta riprendendo vita piano piano. Una delle cose che vorremmo fare, anche per riavvicinare comunque i giovani, è quello di fare un campo da basket in una zona del paese che dovremmo individuare. Ci sono 2 o 3 zone dove sarebbe possibile farlo, e questa è proprio una richiesta che arriva anche dai giovani. Ecco, Solbiate è sempre stato anche un po' il paese dello sport praticato
a livello, diciamo, locale con la società di calcio, ma anche degli eventi e delle strutture. Facciamo i due esempi più fulgidi, possiamo dire, il ciclocross, no? Che in qualche modo mi pare che è tornato, insomma, magari non nei vecchi fasti, per via, anche per questioni politiche, diciamo, ciclistiche, insomma, però è tornato, e la piscina, cioè avete un impianto natatorio che comunque, diciamo così, in un momento di difficoltà anche di impianti e necessità più grosse, ha richiamato gente da fuori. Ecco, il ciclocross è tornato perché il GS Solbiatese ha un nuovo presidente da pochi anni, che viene da Olgiatolona, che mette tantissima energia, Roberto Lavezzari. Ecco, sulla piscina facciamo il punto della situazione, perché la piscina di Solbiate è vero che è attrattiva, ma insomma ha attraversato parecchie difficoltà. Che punto è la situazione? Allora, la piscina aveva dei costi di gestione altissimi per il comune, nel senso che il contratto che c'era prevedeva praticamente tutte le spese a carico del comune. È stato riscritto il bando con le posizioni invertite, nel senso che la società che doveva gestirlo si prendeva carico del 70% delle spese. Il bando ha funzionato, cioè adesso c'è una nuova società, H2O, che ha preso in gestione la piscina. E da quello che si vede è sempre piena e secondo me ha un buon futuro. Logicamente è un impegno della nuova amministrazione, che naturalmente dopo tutti questi anni ha bisogno di un rinnovamento più che altro dal punto di vista energetico, e sarà uno dei punti che cercheremo di realizzare. 15 giorni prima della, diciamo così, della deposizione delle liste c'è stato un colpo di scena elettorale a Solbiate, cioè l'ex sindaco Luigi Melis, nonché candidato in pectore per Fratelli Italia per sfidare appunto Lucio Ghioldi, che non era ancora ufficiale perché la sua ufficialità l'ha tenuta, diciamo così, in fresco fino alla fine. Ghioldi si è fatto un passo indietro dando una spiegazione come dire pesante per chi l'ha ascoltata. Ha detto non ci candidiamo con la voce solbiatese, perché il comune è messo talmente male che chi l'ha messo in quelle condizioni si deve prendere le responsabilità per tirare fuori la realtà comunale dalle secche in cui l'ha condotta. Ora, politicamente in genere uno si candida per cambiare, se va, ecco, però non entriamo qua perché Melis non è presente. Ma perché è messa così male, ammesso che lo sia, Ghioldi? Cioè, dove voleva puntare Melis? Capire. Sinceramente non lo so, e non l'ha neanche detto i cittadini. Secondo me è anche frutto dell'insuccesso che ha avuto la lista concorrente. Il problema non lo so, perché lo stesso giorno in cui diceva questa cosa, l'assessore al bilancio presentava la relazione di fine mandato con un utile di 2.300.000, più alto anche dei suoi 10 anni. C'è un problema del personale, ma quello, come succede dappertutto, c'è chi va in pensione, chi cambia... Ci sono anche dei contenziosi aperti o forse chiusi sul personale con l'amministrazione, no? No, ce n'era uno, ce n'era uno che comunque era sempre durante la sua amministrazione, c'era un procedimento in corso ed è finito. Okay. L'ultima domanda invece l'abbiamo fatta anche col sindaco Scazzosi di Marnate, quindi la faccio anche con lei perché credo che sia una delle sfide, chiamiamole così, sovracomunali. Nello scacchiere della Valle Olona, quindi dei 7 comuni che vanno da Castellanza a Fagnano Olona, Solbiate Olona, che è una delle realtà, come dicevo prima, più piccole ed economicamente magari meno forti anche di Gorla Maggiore, che fino a poco tempo fa poteva godere, diciamo così, degli introiti anche per avere la discarica sul suo territorio, quindi aveva una possibilità di movimento economico ampio. Quale ruolo giocherà, insomma? Perché la sensazione è che negli ultimi anni Solbiate sia davvero un po' schiacciata tra Fagnano e Olgiatolona. È così, e si vuole ridargli, come si dire, un ruolo su questo piccolo scacchiere che diventa importante? Sì, si vuole ridare una riqualificazione verde, nel senso che puntiamo a una qualità della vita migliore, anche grazie a tutti i nuovi parchi che ci sono, a uno sviluppo degli impianti sportivi, come ho detto, a un nuovo parco sempre nella zona del campo di calcio, insomma diventerà attrattivo da un punto di vista verde, nel senso, anche nella precedente amministrazione è stato approvato il nuovo PCT, dove sono state ridotte le aree dove si poteva costruire pari a 11 campi di calcio,
e per cui si punterà alla riqualificazione del centro storico. E quindi diventare un paese residenziale e vivo, non dormitorio, giusto? E di qualità. Bene, Sindaco, la ringraziamo e ai nostri telespettatori diamo appuntamento alla prossima puntata di approfondimento con Malpensa 24.